Ciao, oggi vi voglio insegnare a fare questo semplice fiore, scusate, questo semplice fiocco che potete mettere sui vostri regali o sulle vostre creazioni. Per fare questo abbiamo bisogno di 4 strisce di carta scrap. Io ho scelto queste con le lucine di Natale che misurano 4 per 15 e mezzo. Poi ne abbiamo bisogno una un po' più stretta che misura 3 per 15 e mezzo. 3 per 15 e mezzo. Poi ne abbiamo bisogno una che misura sempre 4 per 10. Allora, 4 per 10. Poi ne abbiamo bisogno anche di un pezzettino. Io lo taglio con le forbici e che misura così, che misura 2 per 4. 2 per 4. Poi le misure, io ho fatto queste misure, però voi potete fare grande come più vi piace. Poi abbiamo bisogno di colla per attaccare il fiocco e io uso anche questo qui, questo attrezzino qui, che è quello che uso per fare le buste, per tagliare il mezzo delle strisce. Però potete farlo benissimo anche a mano. A mano potete fare in questo modo. Piegate a metà la vostra striscia di carta e poi gli fate uno sbecco così e anche ai lati. Vedete? E dovete avere, dopo trovarvi un affare così, vedete? E questo si può fare benissimo a mano, vedete? Io lo faccio invece con questo attrezzo, quindi mi preparo tutti i miei pezzi e la metà è di questo io lo posiziono sul 3, vedete, che è in ink, però qui ci sono anche le misure in centimetri. Comunque io lo metto corrispondente al numero 3 e punch e faccio così anche dall'altra parte. Poi, e vedete, è il discorso che vi facevo prima, e anche all'inizio. E avete questo. E faccio così per tutti i pezzi.
Ecco, io li ho fatti per tutti i pezzi, tranne che per questo che era di larghezza 10 per 4. Ora che abbiamo tagliato tutti i pezzi, diamo il colore tutto attorno al nostro pezzettino. E li facciamo per tutti. I rettangolini di carta. Io le altre ho già dati per farvi vedere, vedete? Ora assembliamo il tutto. Diamo un po' una forma un po' curva a questo. Prendiamo la colla e incolliamo i pezzi. Dobbiamo fare combaciare dobbiamo fare combaciare tutti i pezzi in questo modo qua. Aspettiamo qualche secondo che la colla attacchi bene e questo dovrebbe essere il risultato. Vedete? Questo è e questo è uno. E facciamo così per tutti i pezzi. Ve ne faccio vedere un altro, diamo un po' di curva alla nostra carta, mettiamo la colla, metto anche qua, e incolliamo. Aspettiamo che la colla attacchi. Ecco qua. E facciamo così, come ho detto, di tutti i pezzi. Di quello piccolo diamo la colla e facciamo. Lo chiudiamo cerchio. Così, vedete? Questo qui, vedete? Ora che abbiamo tutti i pezzi assemblati, cioè li dobbiamo mettere insieme. Quindi prendiamo uno. Caso non il piccolo, questo qui lo lasciamo per ultimo e diamo la colla sopra per attaccare e ci attacchiamo l'altro e lo mettiamo a croce così. Ok? Poi prendiamo questo, gli diamo sempre la colla. Questo, se volete, potete anche farlo col biadesivo. Fate prima, io adesso ho la colla e lo mettiamo sfalsato così. Dobbiamo attendere un po' che la colla attacchi. Vedete? Così. Adesso mi si è staccato.
Poi prendiamo il quarto, diamo sempre la colla e lo mettiamo nell'altra maniera, così vedete. E l'ultimo, che è il più piccolo, questo qua lo mettiamo in alto. Quindi diamo la colla e sempre un po' spalzato rispetto agli altri. Attendiamo che la colla. In questo caso potete usare anche la colla a caldo se volete, quando li assemblate così. Fate molto prima. E questo qui, che è l'ultimo, andrà sopra. Io adesso ho fatto questo, ma potete metterci pure una perla, qualsiasi cosa volete. Adesso diamo la colla dietro e attacco. E abbiamo quasi finito, perché adesso dobbiamo attaccargli questo pezzo qua di dietro, questo qua. Quindi di questo piccolo qua gli dobbiamo fare gli sbecchetti. Allora, io come ho fatto con tutto, lo faccio con questo. Voi potete farlo anche con le forbici. Ecco, vedete? Lo sbecchetto viene così. Poi gli do un po' di colore anche qua dove ho tagliato ora. Ok, e questo glielo andiamo a mettere sopra, quindi do un po' di colla e lo attacco sopra. Tendiamo un attimo e il fiocco è pronto, vedete? Ed ecco qua. Oddio. Veramente è semplice da fare e molto d'effetto perché viene bello cicciottello. E questo lo potete mettere anche sulle vostre creazioni, volendo, su una carta, su un book, quello che volete. A me è piaciuto molto. Io di questo realizzerò anche il file per silhouette cameo. Chi avesse la silhouette può tagliarlo direttamente col plotter. Io vi ringrazio per questa visione di questo video e spero che vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!